Uomini e donne. Sara Affifella sposa. Proposta e reazione. L'ex tronista di UED è stata chiesta in sposa dal suo compagno, il calciatore Francesco Fedato. Il video della proposta. Sara Affifella presto sposa. L'ex protagonista di Temptation Island e di Uomini e Donne. Il suo trono classico fu investito da uno degli scandali più rumorosi della storia del programma. Ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Francesco Fedato, professione calciatore. Il lieto episodio è stato confezionato dall'atleta in un ristorante. Tutto è stato apparecchiato in maniera ultra romantica. E tra candele rosse e luci soffuse, ecco che Fedato a un certo punto si è inginocchiato ed ha tirato fuori un prezioso anello, chiedendo alla sua dolce metà di sposarlo. Naturalmente Sara ha detto sì, per sempre, ti amo. Dunque ora non resta che iniziare a preparare l'evento nuziale. Sara Affifella. Oltre lo scandalo di Uomini e Donne. Sara Affifella e Francesco Fedato sono diventati genitori del piccolo Tommaso 3 anni fa. La love story tra la campana e il calciatore è decollata lontana dalle telecamere e dopo lo scandalo da cui fu travolta Affifella a Uomini e Donne. Ma si faccia un passo indietro. La prima esperienza televisiva della giovane fu a Temptation Island, dove sbarcò assieme a Nicola Panico, suo fidanzato di allora. Al termine del reality i due si lasciarono e Maria De Filippi propose il trono a Sara, che accettò. Si venne a scoprire dopo mesi che mentre Affifella si faceva corteggiare e operava le sue scelte nel dating show di Canale 5, continuava a stare clandestinamente insieme a Panico. Altrimenti detto era fidanzata, ma mentì alla De Filippi e al suo staff così da poter fare il trono classico e guadagnare visibilità. Il tutto con il beneplacito del compagno Panico. Quando la vicenda venne a galla, Sara fu investita da una bufera sui social. Anche UED fece incetta di proteste da parte dei telespettatori che invitarono gli autori a scegliere meglio tronisti e troniste. Alla fine Sara Affifella è sparita dal mondo della televisione ed è ripartita. Ha conosciuto Fedato, il grande amore. I due, dopo aver accolto Tommaso, ora sono pronti a convolare a nozze.